incidente, o forse i purificatori. In ogni caso, prima che la JTF lo abbandonasse, era un nodo cruciale per i rifornimenti. Se vogliamo rimettere in sesto New York, non possiamo rischiare altri danni nell'area. Ci serve qualcuno sul posto per valutare la situazione. Non ho niente per te. Ti spiace puntarla da qualche altra parte? Ehi, perché mi stai minacciando? Agente, sono la dottoressa Kendall. Sottolineo l'importanza vitale di salvaguardare i civili. La statistica ci dice che qualcuno deve essere sopravvissuto all'influenza del dollaro. Chi è sopravvissuto ha gli anticorpi che mi servono per poter sperare di curare questo virus. E per quanto riguarda i malati, avere un campione più ampio della diversità genetica del virus ci aiuterà a tenere traccia delle sue mutazioni. In pratica, devi tenere quella gente in vita finché non ottengo quello che mi serve. Capito? Ottimo. Che schifo! Mi viene da vomitare. Ehi, o questo o niente?
qui. Dobbiamo farlo. Blocchiamoli! Siamo in fretta. Attenzione, gente! Dobbiamo ripulire. Agente, ascoltami bene. Fei dice che i purificatori stanno tenendo in ostaggio tutta la Tendopoli. Sembra proprio che sia così. Torna anche con il modus operandi dei purificatori. Se volessi sradicare il virus, dove andresti a colpire? I punti di maggiore concentrazione? Campi di rifugiati? I Tendopoli? Cazzo, non vorranno... Una soluzione estrema, ma molto efficace. Sì, se sei un pazzo genocida. Vi chiedete mai se ci meritiamo di sopravvivere? Ogni giorno, dottoressa. Ogni santo giorno. Buona fortuna, agente. Attenzione, livelli di contaminazione in aumento. Sentito, agente, stai entrando nell'occhio del ciclone. Ricordati cosa ti ho detto delle vite dei rifugiati. Certo, tu cercherai di salvarli tutti, ma mi servono i campioni del virus e soprattutto gli anticorpi dei sopravvissuti. Quindi loro tienili ancora più vivi. Insomma, ci siamo capiti. Adesso devo rimettermi al lavoro. Passo e chiudo.
Attenzione, miscela chimica rilevata, potenzialmente infiammabile. Si consiglia un'indagine. Confermato. È Napalm B. Con tutta quella capacità staranno pensando di bruciare tutto il deposito. Così facendo uccideranno ogni singolo rifugiato della tendopoli. Dobbiamo spostare quella cisterna in un luogo più sicuro. Secondo te cosa stanno facendo? Sinceramente, non lo so. Non sembrano del CERA. Non sono in uniforme. Secondo te a cosa servono i tubi? Non lo so, ma CERA non mi piace la città niente. Hai visto? Che cazzo è? Dobbiamo marciare da qui, subito. Compi le cazzate. Se ci muoviamo, ci fanno arrosto. Sì. Ci sono problemi? Dobbiamo farlo.
Ok, agente. Appena prendi il controllo della situazione, abbiamo una squadra con cera e JTF pronta all'intervento. Prenderanno campioni da tutti i rifugiati che trovano. Personale medico? Ci sono un paio di soccorritori, dottoressa. Un paio? Cioè, solo due? Gli altri sono addestrati nel pronto soccorso. Sanno fare un prelievo. Forza, agente. Senza contaminare i campioni, voglio sperare. E senza infettarsi, sì. Posso solo fidarmi. Grazie, dottoressa. Forza, agente. Kendall, squadra campioni, mi ricevete? Qui Patel, siamo in ascolto, dottoressa. Oh, tenente, bene. Allora, ho bisogno dei dati di tutti i soggetti da cui prelevati i campioni. Età, sesso, etnia, stato di salute da 1 a 10. Poi etichettate e raggruppate i campioni secondo... Chiedo scusa, dottoressa. Non potremmo aspettare la conferma che la missione sia andata a buon fine. Non avete fiducia nel vostro agente? Un problema alla volta. Tenente, contattate tramite radio la dottoressa non appena la zona è sicura. Sì, signora. Niente paura, dottoressa. Ce la faremo. Lo spero. Del resto c'è in gioco solo la sopravvivenza della razza umana. Ricevuto, dottoressa. Passo e chiudo. Sembra di essere in brutto sogno.
situazione la conoscete. Per questa gente è troppo tardi. Sono morti dal primo all'ultimo. Ma non è troppo tardi per noi se facciamo quello che dobbiamo. Forse non sarà tardi anche per il resto del paese. Al lavoro, dunque. Gente della squadra ha bisogno di assistenza. Preparatevi a fare il vostro dovere! Pronti! Guardateli tra le mie fiamme! Mandateli in zona cottura! Preparatevi a fare il vostro dovere! Non fatevi avvicinare troppo! Bruciamo gli infetti! Non li vede nessuno? Coprimi le spalle, ok?
Agente, se trovi i controlli della gru, sgancia il serbatoio in un posto sicuro. Ottimo lavoro. Sì, ottimo lavoro. Ora, squadra campioni, ascoltate. Come dicevo, mi servono i campioni di sangue etichettati e organizzati, così abbiamo un quadro completo. Comunque, continuiamo la discussione su un altro canale per non annoiare la gente. Questi trasferimenti obbligati, questa zona nera, a cosa serve? C'è già stata una conferenza stampa. Le informazioni sono pubbliche, tutto il resto... Ehi, i dati comparativi recuperati al deposito, intendo quelli dei rifugiati, ovviamente, ci hanno dato degli spunti di studio. C'è un altro rapporto nel database, se ti interessa.